Giusto partire con la VL perché oggi la VL rappresenta Pesaro nel basket a livello nazionale, rappresenta la città come l'ha rappresentata per tanti anni, quindi c'è una storia dietro la VL, una storia del basket cittadino, del basket italiano e anche del basket internazionale. E a me è estremamente cara perché io sono cresciuto nella VL, anzi ho iniziato con la VL, si può dire, la mia carriera lavorativa come fisioterapista e quindi sono sinceramente molto affezionato e devo ringraziare la VL per gli anni che ho passato con loro e per l'esperienza che ho potuto fare. E quindi era giusto, secondo noi, partire con la VL e sarebbe stato bello anche coinvolgere qualcuno del mondo dei motori, ma purtroppo in questo weekend sono fuori e quindi non ci siamo riusciti. Vedremo il prossimo anno magari se prendere un weekend dove potremo avere anche qualche campione di questo tipo. Non è un festival che è nato quest'anno perché sia una edizione, diciamo così, sporadica. È nato quest'anno proprio con l'idea di fare un'edizione il prossimo anno, nel 2024, proprio perché Pesaro sarà capitale della cultura e quindi non volevamo arrivare impreparati al 2024, volevamo anche noi avere un anno di prova, che era un anno prima del 2024, e quindi è giusto dire ci siamo quest'anno e vi aspettiamo anche il prossimo anno. L'avventura sta andando bene perché è cominciata con una grande unione di intenti, è cominciata sotto una voglia di fare bene. La cosa che non è mai scontata è il fatto che ci troviamo bene tra di noi, lavoriamo bene, i ragazzi stanno bene insieme, si piacciono. Abbiamo e stiamo lavorando dal ritiro di Carpegna con grande attenzione, dedizione. Piano piano stiamo riuscendo anche non solo a migliorare l'amalgama, ma anche ad avere un buon approccio con quello che dobbiamo fare. Quindi piedi per terra, elmetto in testa, anche la capacità di superare momenti difficili o errori. La squadra da quel punto di vista segue ed esegue. Abbiamo giocato senza o con qualcuno, senza problemi, tutti coinvolti. Queste insomma, sono cose che sembrerebbero semplici ma non sono scontate. Quando le hai vuol dire che hai una base sulla quale poi tecnicamente e tatticamente puoi lavorare bene. Io mi trovo molto bene, io credo e spero, voglio che questa squadra, noi dello staff, si sia veramente all'altezza di quello che respiri in una città come questa, perché solo queste città ti possono dare quell'emozione lì, ti possono dare l'idea di, sai, wow, sono in un posto di basket. Quindi il sostegno che abbiamo è una cosa che è imprescindibile, anche perché ci dà, a parte la responsabilità, ma anche la carica. Per cui devo dire che da quando stiamo lavorando lo stare qui è veramente bello. Bellissima occasione per parlare di educazione, di filosofia e di etica, perché lo sport insegna. Insegna soprattutto a conoscere se stessi, ma anche noi stessi all'interno delle squadre, di un qualsiasi nucleo, anche quello familiare. E quindi nel momento stesso che insegna, noi riusciamo a superare i nostri limiti, quelli sportivi, a conoscerli, ma anche quelli interpersonali. E questo è fondamentale, perché lo sport raccoglie tantissimi valori, che sono quelli della vita, che sono il coraggio, la forza, la passione, l'impegno, la costanza. E questo è fondamentale per crescere sani e anche da adulti per ricordarselo sempre. Ricordare che i valori della vita sono i valori dello sport e viceversa.